abbiamo mister semplici, vanno, la SPAL deve partire, quindi sarò velocissima io per una domanda. Una vittoria, la prima in trasferta, era uno scontro salvezza. Io l'ho guardata, no? Dopo il primo gol del Benevento, lei diceva ai suoi ragazzi: mantenete la calma. Sì, perché insomma la partita l'avevamo giocata secondo me bene, creando diverse opportunità per passare in vantaggio, non ci eravamo riusciti e passando sotto insomma con autogol tra l'altro, e quindi siamo stati bravi a mantenerci calmi, andare a ribaltare la situazione, e non era facile contro un Benevento, specialmente in questo momento. E quindi merita ai miei ragazzi, sicuramente hanno fatto una prestazione sopra le righe e hanno fatto tre punti molto importanti per noi. Ma quanto è difficile per queste neopromosse provare a mantenere una categoria fatta un po' per le big, dove diventa complicato anche fare il mercato? Sicuramente la differenza è tanta tra la Serie B e la Serie A, e ce ne stiamo accorgendo sulla nostra pelle, e quindi bisognerà cercare di mantenere un certo profilo di unità, di intenti, non solo a livello societario, staff e giocatori, ma anche a livello di pubblico. Noi sicuramente dopo 50 anni siamo tornati in Serie A, ce la vogliamo mantenere, e sicuramente con la crescita di tanti giocatori che abbiamo mi auguro che questo traguardo possa essere raggiunto. Perfetto, grazie. Prego, grazie.